E questa è una serata importante, non è soltanto un incontro elettorale perché abbiamo la fortuna di avere con noi la senatrice Laura Puppato. Abbiamo deciso di dedicare questa serata al tema dell'ambiente. Come vi verrà raccontato in questa serata, Laura Puppato è stata sindaco di Montebelluna dove ha fatto una piccola rivoluzione quanto riguarda la raccolta differenziata. È un esempio che ci dà molto da pensare e è un esempio da seguire per la Valle d'Aosta, insomma. Sappiamo che dopo il referendum del 18 novembre abbiamo fatto una scelta importante, virtuosa e ragionevole, ma adesso è il momento di attuarla. Ed è una cosa importante da parlarne in campagna elettorale regionale, perché sarà il futuro governo regionale a doversene occupare. Noi abbiamo deciso di intraprendere una strada. La lista e la coalizione vogliono continuare per la strada che è stata decisa del referendum, perciò prendiamo ad esempio quelli che sono gli esempi più virtuosi, quelli che hanno funzionato, dove hanno saputo dire di no ai trattamenti a caldo, ma hanno portato le raccolte differenziate a livelli alti. Ma come dicevo, è anche un incontro elettorale. Siamo su un territorio, siamo a Lusse, perciò abbiamo nella nostra lista ben tre candidati della zona. Irene De Val, Marco Berardi e Calora Carpinello, che anche loro vi parleranno del tema ambientale e non solo. E perciò tagliamo corto e lascio subito la parola a Marco Berardi. Buonasera a tutti, ringrazio i partecipanti, ringrazio la senatrice per questo prezioso intervento. Devo dire che sono emozionato a parlare di ambiente a Nus, in quanto io sono a Nus, abito a Nus dopo che mi sono sposato dal 1999 e nel 2000 ho vissuto un'alluvione terrificante che sia come cittadino, sia come padre, sia come parente di altre persone che hanno subito danni e sia come conoscente di persone che sono morte, questo ricordo non sono ancora riuscito a superarlo. Mi ricordo solo 15 giorni, più di 15 giorni di spallate continue di questa terra che era una terra cattiva, una terra che puzzava, una terra acida. Significato che quando l'ambiente è messo in secondo piano, quando l'ambiente è dimenticato, diciamo che si vendica in qualche modo con le sue peggiori eccezioni. Quindi noi siamo qui a parlare sia di cose, diciamo, di un livello superiore, di un macrocosmo, come posso ricordare il referendum contro la costruzione delle centrali nucleari, a cui l'Italia dei Valori ha contribuito in maniera determinante e poi anche grazie alle altre forze, tra cui il PD, anche la campagna contro il pirogassificatore. Però non bisogna dimenticare anche l'ambiente di tutti i giorni, che è quello che poi i cittadini, la mancanza di cura di questo ambiente, pagano poi sulla loro pelle. Quindi scelte politiche come quelle di dare dei problemi agli operai forestali, ridurne il loro potenziale lavorativo, mentre dovrebbe essere il contrario, mentre l'industria dell'ambiente dovrebbe essere la maggiore industria per una regione come la nostra che vive di turismo e di accoglienza. Sono scelte che non possono essere giustificate col fatto che faremo, penseremo. Il problema è che per tanti anni i signori che dicono faremo, penseremo, hanno fatto o non hanno fatto quello che dovevano fare, perché io vi ricordo solo che un'alluvione o un terremoto, forse in maniera diversa si parla di prevenzione, ma un'alluvione è un discorso di mancanza di prevenzione, di mancanza di pulizia del territorio e questo è anche causa del fatto di un abbandono fortunatamente più graduale rispetto alle altre regioni, ma costante, delle attività agricole, che sono quelle che tengono i prati liberi. Infatti si nota subito la differenza tra un prato tagliato, coltivato, che è bello verde, e da un altro prato che l'anno scorso non è stato coltivato perché l'allevatore, l'agricoltore non ha più avuto modo di farlo, che è bruciato, è rosso quasi di fuoco, come se fosse una lamentela del terreno stesso. Quindi noi siamo qui a parlare di ambiente, ambiente sia a livello
grande tra virgolette, ma sia a livello di tutti i giorni, di tenere il territorio in maniera costante e quindi di continuare a dare una mano all'agricoltura sempre, non solo sotto le elezioni regionali. Grazie. Grazie Marco, è bello rivedervi. In breve tempo ci siamo trovati qui almeno 3 volte. Quanti mesi sono passati da una volta all'altra? Ma è una gioia, perché vuol dire che alla fine il diritto di voto non ha subito alcuna crisi di identità. È rimasto un diritto di voto, non è diventato un diritto a non votare. Scusate, hai la battuta, ma questa cosa non è ancora andata molto giù. Periodo un po' di sottosopra, ci scombussola un tantino, ma mi ricollego all'evento che Marco ha citato. Vi ricordate 13 anni fa che cosa ci è successo? Qui noi ci ricordiamo tutti. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il fango, l'ho trovato dappertutto, non riuscivo più a vedere neanche le fondamenta della casa. Cosa fare? Costernati, stupiti, cosa è successo? Non ce l'aspettavamo, ci siamo svegliati, ci siamo fermati. Un attimo dopo era un brulicare, mani, picconi, pave, che pulivano, che raffinavano, che portavano via il fango. Abbiamo rimbiancato tutto, abbiamo ricostruito tutto. Quindi si può fare. Oggi qui, noi e la nostra lista, è qua per riproporre la stessa soluzione, che alla fine è semplicissima. Unione, e riporre finalmente al centro la dignità della persona. Se noi prendiamo la persona e l'ambiente in cui vive, che fa parte di noi, questa cosa noi la dobbiamo interiorizzare, finalmente capire, tutto quanto appare semplice, perché la strada da prendere appare chiara. Appare chiaro il valore, per esempio, dei cantieri sociali. Che cos'è un cantiere sociale? È un posto dove fare l'elemosina a un lavoratore che non riesce a lavorare? Io non credo. Il cantiere sociale è un posto dove io prendo una persona che è in difficoltà, le porgo la mano, prendo la mano e l'aiuto a fare un passo in avanti. Questo è un cantiere sociale, per questo nella nostra società sono indispensabili. Appare chiaro il ruolo dei servizi della famiglia, l'assistenza agli anziani, ai figli. Cosa ne è altrimenti di quelle pari opportunità? Attenzione che il ruolo della donna è fondamentale non solo per la donna ma per la famiglia intera. Se la donna crolla, crolla la famiglia. Infatti i risultati noi li stiamo vedendo molto molto chiari. Altrettanto sono luminosi gli errori a questo punto da non commettere. Ne cito uno in particolare perché in questo periodo siamo tempestati dall'argomento, che è il gioco d'azzardo. Non me lo faccio sfuggire perché noi lo vediamo pubblicizzato ogni santo giorno. Lo vediamo sugli stacchetti di Rai 3, vediamo passare le 4 carte da gioco. È una pubblicità che crea uno stato di dipendenza patologico da cui poi noi abbiamo aumentato le spese sanitarie, tant'è che si è aperto un nuovo settore del SERT appositamente per questo tipo di cura. E questo non è un problema da poco in una regione come la nostra, dove il casinò è uno degli elementi centrali del discorso della nostra economia. Quindi stiamo molto molto attenti a capire esattamente dove vogliamo andare, facciamoci tutti un bel esame di coscienza. Si illumina anche a questo punto però il futuro della nostra valle. Persone al centro, ambiente al centro, e pare talmente naturale, perché cosa è fatta una valle come la Valle d'Aosta? Non è per costruire le ciminiere, agricoltura, riorganizziamo l'agricoltura, rendiamola seria, rendiamola produttiva, organizziamoci per creare dei prodotti che possono essere però commercializzati. Il turismo dimensionato a seconda delle diverse realtà della valle. Ma non sono sogni, ma richiedono comunque una condizione particolare, anche qui dobbiamo farci tutti un grosso esame di coscienza, che è l'apertura. L'apertura è un qualcosa che la nostra valle ancora non possiede, pian pianino sta costruendo, ma ancora non la possiede, ha sofferto di un grossissimo isolamento, probabilmente causato da motivazioni storiche. Dobbiamo smettere di giocare in difesa. Se non crediamo nelle nostre potenzialità non ci riusciremo, ma lo possiamo ancora fare. Io mi domando quanti di noi si sono immaginati che cosa sarebbe una Valle d'Aosta con un trasporto tale, un servizio di trasporto tale da permetterci di raggiungere veramente, non per scherzo, Piemonte, Francia e Svizzera in tempi accettabili. 3 quarti d'ora, 1 ora al massimo? Si può fare, non è fantascienza, Torino-Vardonecchia si fa in 3 quarti d'ora. Sono 100 km ed è una linea di montagna. Come sarebbe? Una rivoluzione. Ma siamo disposti ad accettarla? Siamo disposti ad aprirci verso l'esterno? Vogliamo una regione in cui si parla francese perché qui confluisce la Francia, la Svizzera e l'Italia? O vogliamo continuare ad avere una regione in cui la nostra cultura
viene mantenuta a costo di studio a scuola, ma poi alla fine non viene utilizzata. Sono tutte domande che ci dobbiamo porre, la soluzione c'è, si può fare. Gli sprechi sono tutto quello che non è adeguato a produrre una buona economia. E anche qui, se metto la persona al centro, è chiaro che cos'è la buona economia. Soddisfazione del lavoratore, certo, sia imprenditore che dipendente, perché uno senza l'altro non esiste. Miglioramento non della condizione economica, non solo, ma della qualità della vita. Ragion per cui concentriamoci anche sulla parte culturale. Vogliamo valorizzarci? Abbiamo dei progetti macroscopici miliardari per una nuova università? Razionalizziamola, facciamola a misura della nostra regione. Potrebbe esserci, per esempio, una laurea finalmente spendibile in più paesi europei. Valorizziamo i centri culturali che ci sono. E anche qui, non mi va giù, lo cito sempre, il nostro osservatorio astronomico, che ultimamente ha tutti questi problemi nel trovare i fondi. Eppure è un centro che non porta il nostro nome in Francia, lo porta nel mondo, lo porta in Polinesia, lo porta negli Stati Uniti. Tutte le scelte che si fanno basate sulla paura sono sbagliate. Quindi per una volta crediamoci, riuniamoci e dimostriamo allo Stato che cosa siamo capaci di fare noi valdostani con la nostra autonomia. Grazie. Buonasera, io sono Carola Cappinello, sono una novenza di ritorno perché mio nonni e mia mamma sono nati qui e io vivo qui un po' dopo l'alluvione, ma anche noi l'abbiamo subita in famiglia ed è una ferita che non si è ancora rimarginata, perché è vero che quando la terra si ribella lo fa, si fa sentire. Io sono, ogni volta lo dico, ormai appunto la terza o quarta volta, sono contenta di essere qui, siamo di nuovo qui e sono particolarmente contenta di avere come ospite la senatrice Laura Puppato, perché per la mia esperienza che arriva da Valle Virtuosa, Laura Puppato è nostra. Chi ci ha seguito e qui a News, la sezione di Saint-Barthélemy è stata la prima a raggiungere il quorum alle 5:30 del 18 novembre e chi ha seguito sul sito, abbiamo postato il video in cui spiegava come è possibile passare dal 30 al 70% di raccolta differenziata in 6 mesi, e noi l'abbiamo detto in tutti i 74 comuni della Valle durante la campagna referendaria. E poi abbiamo vinto, siamo andati, abbiamo detto amministrazione regionale, guardate, abbiamo vinto, adesso cosa si fa? Siamo qui, vi mettiamo a disposizione 2 anni di conoscenze, 2 anni di lavoro. Chiedete, fate di noi quello che volete, ma facciamo, cambiamo registro. La risposta qual è stata? Facciamo un tavolo tecnico, una cosa operativa. No, era troppo semplice, troppo pragmatico, probabilmente troppo femminile. Invece, come la politica è ancora appannaggio maschile, è stata istituita con questa non mi guardare che esitavo. Questa commissione speciale dove abbiamo portato, esperti non solo italiani ma mondiali, facendo vedere in tutti i modi che non so, è possibile, è auspicabile e sarebbe la soluzione per rendere la Valle d'Aosta una regione sostenibile, si creerebbero un sacco di posti di lavoro. Ci sarebbero anche possibilità di sviluppo, di ricerca, perché per il riuso dei materiali, si aprirebbero un sacco di nuove frontiere. La risposta è stata: ci penseremo nella prossima legislatura, ci penseremo fra 6 mesi. E noi siamo molto stufi, io personalmente sono stufa, non mi voglio più accontentare. Abbiamo anche sotto, prima delle regionali ci sono state le politiche, abbiamo predisposto un documento che è stato sottoposto ai candidati alle politiche nostrani e poi con
un po' sempre il ci siamo sempre molto sottovalutati. Un giorno sul sito di Valle Virtuosa è comparsa una domanda di un signore che ci seguiva, che diceva: ma ci sarebbe un candidato di Parma, Fizzarotto è il sindaco, un candidato di Rivoluzione Civile che vorrebbe sottoscrivere il vostro documento, è possibile? Allora noi ci siamo ritrovati in riunione e abbiamo detto: pensate che fuori dalla valle vogliono sottoscrivere questo documento. E allora l'abbiamo sottoposto alle nostre conoscenze, perché appunto non potevamo fare altro che grazie a Davis, ad alcuni candidati di Rivoluzione Civile, e poi siamo arrivati a Laura Puppato. E i candidati dell'attuale coalizione che l'hanno sottoscritto non sono andati a Roma, ma il documento di Valle Virtuosa a Roma ci è arrivato in Parlamento, perché la senatrice Puppato. Dobbiamo continuare, e chiudo dicendo che, come dice Al Gore, protesta con il governo se le cose non ti vanno bene, e se il governo non ti ascolta, vai al governo. Grazie Pietra. Allora, adesso è arrivato il momento di far parlare la senatrice Puppato. Molti di voi la conosceranno, però due notizie brevissime. Laura Puppato è ormai una politica nota, perché è stata anche candidata alle primarie del centro-sinistra come candidato premier, l'unica donna fra i cinque. Ma non è soltanto per questo che è arrivata agli onori della cronaca. È famosa per essere il primo sindaco a 5 Stelle. Ben prima che nascesse il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo fondasse questo movimento per entrare in politica, Laura Puppato è stata nominata sindaco a 5 Stelle per il lavoro che aveva fatto a Montebelluna. Ci racconterà lei stessa che cosa è successo nel suo comune e nella provincia di Treviso. Tutte cose che possono essere, come dicevo prima, tornare molto utili. È stata anche consigliere regionale, capogruppo per il Partito Democratico in Veneto, dato che siamo anche noi ci apprestiamo ad arrivare alle elezioni regionali, altrimenti cosa saremo qui a fare? Prima di lasciare la parola a Laura Puppato, volevo ringraziare una persona, che è Erika Ghisciarda, che ha aiutato tanto a organizzare questa serata. Referente di Laura Puppato durante le primarie, e perciò le primarie ci hanno lasciato tanto, e questa serata sta a dimostrarlo, perché abbiamo creato contatti, reti che possono servire e secondo me continueranno a servire. Adesso bando alle ciance e lascio la parola a Laura Puppato. Buonasera a tutti, buonasera ai candidati che sono qui, a tutti e nessuno escluso. E poi anche a voi, insomma, la domenica sera, voglio dire, passarla, vabbè che oggi è arrivata la pioggia, me l'ho portata io il pomeriggio, è stato divertente perché sono arrivata solo con la magliettina e con la giacca, convinta che, come dire, splendesse il sole in tutta Italia, fortuna che ho trovato qualcuno che mi ha fornito di maglia di cashmere, perché altrimenti con la bronchite che ho addosso mi toccava darmi la cittadinanza onoraria e tenermi qui per i prossimi tempi. No, sono contenta davvero, a parte gli scherzi, di venirvi a trovare, perché lo hanno detto Marco, Carola, l'hanno detto Irene, tra l'altro, è vero, voi siete stati di un coraggio straordinario in questa terra, avete voluto trasferire il concetto di Valle d'Aosta in Valle Virtuosa, no? E quindi avete voluto portare la democrazia diretta, quella di cui tanto si ciancia, no, oggi, ma quella diretta veramente, non quella via web. Quella che si chiama referendum, quella che parte e passa attraverso un'informazione accurata, propositiva rispetto alle scelte da fare. Insomma, il vostro documento, che è uno dei documenti, non lo dico perché sono qui stasera, uno dei documenti più belli, perché voi l'analisi che avete fatto non è solo quella, diciamo, usuale,
che tratteggia una potenzialità contenuta nel recupero della materia prima dal rifiuto. Già questa, parlarla in politica, come dire, è piuttosto desueto. No, no, avete voluto fare anche un intervento che è quello relativo, applicando pienamente le 4R che sono i riferimenti, diciamo, dell'Unione Europea, con la riduzione e quindi il riuso, queste due prime due R che si dimenticano sempre, ci si ricorda del riciclo, del recupero, no? Ma non della riduzione, del riuso, dicendo cose assolutamente vere, che poi in parte stasera non voglio tediarvi con slide perché non è solo questo il tema, ma insomma riusciremo anche a vedere con dati aggiornati al gennaio 2013, quindi dati effettivi di una popolazione di 500.000 di abitanti, che cosa si è riusciti a fare, dove si è cominciato a lavorare sulla informazione, sulla cultura e la coscienza, non avendo un potere legislativo. Perché avendo un potere legislativo si possono esattamente applicare le indicazioni che il vostro documento fornisce e che portano ad evidenziare come 39, anzi ormai sono più di 50, ma insomma 39 erano quelle che conoscevo, associazioni di rappresentanza delle imprese di questo paese, hanno convenuto con gli Stati Generali per l'ambiente di Rimini, sono stati fatti, come sapete, tra luglio e settembre di quest'anno, grazie al straordinario lavoro che abbiamo fatto e che ha fatto soprattutto Edo Ronchi, ma non solo, insomma, con il gruppo di lavoro relativo al Ministero per l'Ambiente, da cui, pensate un po', si è, come dire, convenuto che si debba partire da un ragionamento semplice ed efficace in molti paesi europei e mondiali, e cioè chi inquina paga e chi produce imballaggi è responsabile di quell'imballaggio. Abbiamo un paese che è già pronto, dobbiamo approntare la politica. Per me questi sono giorni difficili, lo dico, perché la speranza, ce lo siamo detti anche prima, abbiamo avuto un incontro il cui titolo era Pari Opportunità, ma poi devo dirvi che abbiamo spaziato su più temi, no? E effettivamente, come dire, avere la possibilità di affrontare finalmente in maniera decisa e decisiva per un paese che più di tutti gli altri che conosciamo in Europa ha bisogno di questo, e adesso lo vediamo perché. Perché ci sono i dati che vengono, come dire, che risultano eclatanti, che non si possono non vedere. Ebbene, proprio in questo paese, noi che abbiamo relativamente poco territorio, una notevole concentrazione abitativa, pochi territori vasti, noi non abbiamo le pianure che hanno Francia, Germania, altri paesi naturalmente, no? Proprio noi siamo quelli che devono tutelare la qualità, che devono produrre con attenzione a materie prime che non abbiamo, che importiamo, che pesano sulla bilancia dei pagamenti, energia, ma lì c'è un dato positivo, non ce lo dicono mai, ma insomma è quello che è accaduto, insomma, nonostante la politica, io dico, che la politica certo ha messo in piedi degli incentivi che, se vogliamo, per certi aspetti sono stati drogati, ma non sono stati calmierati, non sono stati ripresentati, diciamo, nelle modalità con cui dovevano essere riprodotti e ripresentati. Il vostro stesso documento lo cita come un dato evidente, insomma, il fatto che, come dire, un po' tutte le persone che si occupano e si sono occupati di fiscalità concentrata sul tema ambientale portano a credere, a pensare, primo, che il nostro paese non può permettersi dal 92 a oggi di spendere miliardi, ne spendiamo quasi 4 all'anno, quindi questi non si parla mai, in relazione all'energia assimilata alle fonti rinnovabili, ma non fonti rinnovabili. Voi sapete che c'è una normativa europea che viene utilizzata un po' in tutti i paesi europei e che per l'Italia è stata, diciamo, approntata con un'estensione non solo dannosa dal punto di vista economico, ma dannosa anche dal punto di vista ambientale, perché noi abbiamo concesso ai cementifici che bruciano rifiuti e agli impianti di incenerimento di godere di un particolare contributo, come se quella fosse materia, diciamo, rinnovabile. Ma noi sappiamo che non è così, e allora l'hanno chiamata assimilata alle rinnovabili.
è un danno economico non irrilevante che paghiamo tutti nella bolletta Enel, che continuiamo a pagare in realtà in funzione di lobby economiche potentissime. La ragione per la quale, come dire, questo avvio di governo doveva essere per moltissimi di noi, nell'ambito del Partito Democratico, del centro-sinistra, di SEL e di tutto il raggruppamento, il momento in cui finalmente mettere a punto una politica che rispettasse pienamente le direttive europee e che particolarmente, proprio per la conformazione del Paese e per il nostro sistema produttivo, il nostro sistema energetico, il nostro sistema relativo appunto alle materie prime, potesse permetterci di fare un balzo di qualità e anche ridurre di molto quelli che sono i costi che gravano oggi inevitabilmente sul Paese, quindi sui cittadini e sulle imprese di questo Paese. Prima Marco, Irene, parlavano di turismo. Beh, voi siete una realtà turistica. Cioè, io provengo da una realtà che è il Veneto, insomma, prima regione d'Italia per turismo, e ho partecipato come capogruppo del Partito Democratico di Regione Veneto a molti incontri con Confederazione Confturismo e Confederalberghi, insomma, quindi con i massimi rappresentanti di categorie dalle quali normalmente uno che fa politica si attende la solita richiesta: abbassate le tasse. No. Io mi sono sempre stupita di così vedere che quelli che parlano con me sono persone speciali, perché se parlano con Brunetta o con Berlusconi evidentemente gli dicono dell'altro, no? A me dicevano, testuali, parole, dicevano: guardi, sì, no, effettivamente, diciamo che in Francia la tassa relativa alle prestazioni di servizio alberghiera è il 7%, noi ce l'abbiamo al 10%, quindi obiettivamente sì, ci sono 3 punti in più, sta roba pesa. Poi abbiamo anche un'altra anomalia, perché in realtà questo è un paese in cui il federalismo non c'è, però tutti fanno quello che vogliono in relazione alla tassa di soggiorno, c'è chi la applica di più, di meno, 2 punti, 1 punto, 3, 5. Ma a parte questo, che si può risolvere, noi chiediamo al governo nazionale e al governo regionale solo e subito una cosa. Prima di tutto, di presentare il marchio Italia. Perché? I dati del Ministero del Turismo, gennaio 2013, tutta roba di oggi, ci dicono che l'Italia, secondo le indicazioni che vengono appunto dalla società che gestisce, diciamo, e analizza tutto il turismo mondiale, l'Italia è non solo uno dei 3 brand più conosciuti all'estero: Ferrari, Coca-Cola, Italia. Questi sono i 3 marchi che, come dire, tutto il mondo conosce, in buona sostanza, più conosciuti al mondo. Ma anche per questa ragione, siccome nel frattempo noi ci siamo impoveriti molto, l'Europa in parte si è impoverita, non tanto quanto noi, non tutti, però insomma, sicuramente abbiamo ridotto le nostre spese, abbiamo girato molto meno, quindi abbiamo fatto meno turismo, eccetera. Ma il resto del mondo, la Cina, l'India, i BRICS, insomma, il Brasile, la Russia, il Sudafrica, eccetera, ma invece si sono trovati in una situazione diversa. Hanno scoperto che con qualche soldo in tasca si può pensare di visitare un pezzo del mondo che non si conosce. E la prima realtà al mondo, la prima dichiarata dal 90% dei turisti del mondo, che risulta più interessante per il loro, diciamo, turismo, per la loro, per poter, come dire, quello che non funziona, è saltato. Cerco di parlare forte. Dicevo, la prima realtà al mondo interessante per la parte, diciamo, del turismo, la prima realtà è l'Italia. Allora uno va a leggersi i dati, dice: ma se nel 2011, dati accertati a gennaio 2013, ci sono stati, abbiamo raggiunto 1 miliardo di turisti nel mondo, cioè 1 miliardo di persone che hanno viaggiato per ragioni esclusivamente di turismo, lasciamo perdere quelli che lavorano per viaggio di lavoro. Fanno 1.800.000.000 di viaggi all'anno per turismo. C'è qualcuno che si muove più di una volta l'anno.
E se un miliardo di persone, 900 milioni di persone, dicono che il più interessante luogo del mondo da visitare per loro è l'Italia, tu ti aspetti che l'Italia sia in cima alle graduatorie internazionali di turismo. Non è così. Negli ultimi 10 anni, tra le cose negative che sono avvenute per questo paese, c'è che l'Italia è scivolata al 4º posto. Siamo addirittura 2 dopo la Francia nel turismo religioso. Questa è una cosa che mi ha scioccato, perché, voglio dire, la Francia notoriamente, voglio dire, è laica, adesso avrà anche come dire, luoghi di culto, come sappiamo, assolutamente interessanti, però essere 2 dopo la Francia mi ha pesato sul turismo. E quello che ci chiede Federalberghi e Confturismo è quello di dire, signori, immediatamente attiviamo un ministero che veda insieme, lavorare insieme, turismo, ambiente, beni culturali, agricoltura. Insieme, perché queste entità insieme fanno la bellezza, la qualità, la ricchezza dei nostri monumenti, la qualità dei nostri musei, fanno la qualità del nostro paesaggio straordinario, mettono in moto elementi positivi, recuperano fondi europei, insomma, questo è un nodo che va, come dire, lavorato insieme, non solo, ma il brand Italia non può essere rappresentato all'estero da 20 regioni che scrivono sotto valledaosta.it, veneto.it, piemonte.it, lombardia.it, trentino.it, emilia-romagna. Cioè non ci capisce nessuno che cosa sta succedendo quando a Singapore andiamo a presentare 20 stand che non si chiamano Italia, si chiamano Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige. Cioè non c'è l'Italia all'estero, ci sono le 20 regioni italiane, non solo. Nel mio caso noi abbiamo riso molto, ma non c'è niente da dire, no? Quando ti accorgi che il lago di Garda viene sponsorizzato a spicchi da 3 regioni diverse. Cioè uno che vuole partire dall'Australia, che ne so, dal Canada, perché è innamorato dei laghi, perché vuole capire il lago Turano, no? Deve andarsi a vedere 3 stand, uno del Trentino Alto Adige, uno della Veneto, uno della Lombardia. Se no non avrà una cartina del lago di Garda. Capite che siamo fuori di testa? Ce le abbiamo combinate tutte in questi ultimi 10 anni, ma tutte per farci del male, tutte per non valorizzare quello che esiste. Sempre dati Ministero del Turismo, non inventiamo niente, tutti i dati che andate a vedere, li scaricate, li leggete in malloppo da internet e andate a vedervelo. È un tratto scritto anche molto bene, tutto particolare con i dati, roba molto significativa. È che qui ci sono 500.000 posti di lavoro in più che vanno, se semplicemente riusciamo ad aggiustare un po' il sistema e commerciale e di qualità del prodotto Italia. Nei momenti in cui l'occupazione è com'è, sapere che per esempio, perché poi si parla tanto di PIL, ma per esempio il turismo fa quasi il 9%, l'8,7% di prodotto interno lordo, 130 miliardi su 1.500, ma signori ne fa quasi 12 di occupati. Ci sono 2 milioni e 800 mila persone occupate nel turismo, il che vuol dire che non c'è una relazione così stretta come ci fanno credere tra prodotto interno lordo e turismo, il che vuol dire che ci sono settori, cito il turismo, ma poi citeremo i rifiuti, no? Come gestiamo l'ambiente? Dove l'elemento occupazione è uno degli elementi predominanti, è uno degli elementi di ricchezza in un paese che soffre come il nostro. Il tema occupazione dovrebbe essere una delle prime necessità ed urgenze. Quindi se io lavoro bene nel settore del turismo, il che vuol dire ovviamente che recupero Pompei, che vendo l'Italia, che recupero le Alpi, che vendo il Monte Bianco, che vendo il Monte Rosa, cioè che riesco a fare
esattamente quello che mi serve, per cui offro quello che la gente vuole e che magari non è localizzato solo in Veneto o solo in Valle d'Aosta, no? Perché uno non viene in Italia solo per vedersi un briciolo d'Italia, viene in Italia per andare un, qui, un po' lì, per vedersi una città romana come Aosta, ma poi per andare, che ne so, a farsi una sciata piuttosto che a vedersi una montagna. Quindi c'è questo e c'è quello. C'è questo e c'è quello, perché quando tu acquisti qualcosa, vuoi andarti a vedere qualcosa, non puoi evidentemente limitarlo a qualcosa di assolutamente embrionale e limitato, perché questo preclude l'offerta, cioè riduce la capacità di offerta, ma assai di più l'interesse da parte di colui che invece questa idea d'Italia la vorrebbe acquistare. E magari le Alpi le vorrebbe vedere, perché no, almeno in 3 punti. Non solo in 1 punto, perché gli piacciono le Dolomiti, ma anche le montagne e le Alpi che ci sono in Valle d'Aosta, perché no? Perché gli dobbiamo far vedere solo un pezzetto, scusate? Ecco, questo è solo un esempio, potremmo stare qui fino a domani, ma è tutto così. È tutto così, illogico, non coordinato. Prima sia Irene che Carola che Marco parlavano dell'agricoltura. Beh, perché vorremmo che l'agricoltura, adesso abbiamo un ministro nuovo, De Girolamo, e quindi, come dire, siamo tranquilli, no? Però, voglio dire, adesso, no, ma l'aiuta anche Maurizio Martina, sono tutti e due esperti di agricoltura. Cioè, no, cioè, io sto male, cosa volete che vi dica? Io sto male, nel senso che non possiamo continuare a farci male, capito? Non possiamo, no, perché... Con tutto il bene che vi voglio a tutti e due, però c'è un problema serio, che in 6 anni, 2014-2020, non è proprio una bazzecola, sapete, ci sono solo per la parte greenings, che adesso diciamo qual è, che riguarda anche la gestione del territorio, soprattutto la gestione del territorio, ci sono 280 miliardi allo schifo. Sono 280 miliardi. Chi presenta i progetti ottiene i finanziamenti, eh? Questo è lavoro di qualità, professionalmente elevato, soprattutto per i giovani che noi abbiamo mandato all'estero, perché qui non c'è meritocrazia e soprattutto non puntiamo sulla qualità, per cui i migliori li mandiamo altrove, li formiamo però, glieli mandiamo preparati, siamo generosi noi, no? E l'agricoltura è un comparto di straordinario valore, non solo per la parte agricola, appunto, che è più di 500 miliardi complessivi, ma il problema vero è che c'è una quota rilevantissima che è stata all'interno del comparto agricolo destinata a questa greenings. Ora, per tornare a Petrini ama dire che quando lui era giovane ricorda come per salvarsi dalle alluvioni, che c'erano anche allora, no? Come rischio, nelle montagne, nelle colline, lui abitava nelle colline vicine, tra l'altro, a voi, insomma, quindi lui diceva, io mi ricordo quando nelle Langhe pioveva per più giorni e a un certo punto vedevi uscire tutti i contadini che andavano a dare acqua, lo chiamavano così, andavano a creare dei rigagnoli orizzontali, no? E trasversali alla collina, in modo tale da accompagnare le acque, cioè evitare che il terreno, che non era più permeabile, perché a forza di acqua non riusciva più a imbeverne più, andasse in realtà a scavare, a franare, a erodere, perché questo avrebbe sicuramente portato a franosità del terreno, perché nel momento in cui crei questi canali di scolo, inevitabilmente ti scende tutta la parte humus, quindi ti va via tutta la parte, diciamo, del drenaggio del terreno e ti resta un terreno molto meno permeabile e a quel punto, come dire, cominciano a staccarsi dei pezzi di collina. Questo dar acqua è gestione del territorio. Un tempo lo facevano i contadini, noi ce ne siamo dimenticati. Non lo fa più nessuno, le amministrazioni pubbliche si sono anche
scarsamente, per essere generosi, occupati dell'alveo dei fiumi, della gestione, come dire, dei terreni anche pianeggianti, tutto questo ha portato ad un progressivo abbandono che via via, purtroppo per l'Italia, vuol dire per il 60% e oltre dei comuni italiani, dissesto idraulico e geologico. Ma anche questo rientrerebbe nelle funzioni che si possono far svolgere nell'ambito agricolo a questi sensori del territorio che si chiamano agricoltori. Tra l'altro l'agricoltura è uno dei pochi settori in crescita, con una crescita anche di occupati, interessante, in un periodo così negativo, perché ha delle opportunità che in precedenza non esistevano, che non è solo la coltivazione biologica, naturalmente importante, e di qualità, DOP, di OCG, eccetera, eccetera, ma è anche la questione relativa proprio alla modalità con cui poter gestire un territorio attraverso, come dire, la presenza dell'uomo e l'attività dell'uomo, assumendosi delle, ovviamente, responsabilità retribuite, si chiama, nient'altro che questo. E anche questo è lavoro, e anche questo è qualità territoriale. Così come il grande tema dei beni ambientali o il grande tema per noi fondamentale, vi dicevo prima che vi volevo dare un dato positivo che poi non vi ho più dato, è che noi in pochissimi anni, dal 54% che il nostro paese aveva di dipendenza dal petrolio, a oggi siamo al 36%. Nel silenzio generale, poco poco, abbiamo il 28% di energia da fonti rinnovabili vere, nell'energia elettrica, quindi diciamo negli impianti illuminotecnici, e abbiamo oltre il 13% di energia da fonti rinnovabili nell'energia termica. Quindi il nostro è un paese che per certi aspetti su questi temi ha lavorato, insomma c'è stato investimento. A un certo punto non c'è stata più politica, no? Perché sappiamo com'è andata con i conti energia, con gli aspetti relativi alla detrazione fiscale per l'efficientamento energetico e per la rivisitazione di caldaie, elettrodomestici e quant'altro, ma tutto questo, cioè una stabilizzazione relativa appunto a queste forme, diciamo, di finanziamento pubblico che arrivano sotto forme di fiscalità agevolata. Queste forme sono forme che dobbiamo attuare con una visione che sia in grado di garantire sia le imprese che operano in questi ambiti. Io vi vorrei raccontare un aneddoto che è forse più significativo dei mille discorsi, che attiene esattamente agli investimenti su questi temi. Un giorno di questo, del mese scorso, insomma di due mesi fa, stavamo aspettando l'esito delle elezioni, ero in stazione a Padova e vengo interpellata da un signore che aspetta anche lui l'Eurostar come me. E mi dice... sindaco, mi dice, posso disturbarla? Sì, i sindaci restano sempre sindaci, anche. Se diventano Presidente della Repubblica sono sempre sindaci. Allora dice, dico, mi dica, no, dico, ma mi dice, come andrà sta elezione che non si capisce, come, ma insomma, dico, speriamo bene, lei cosa dice? Ma anch'io spero che vinciate. Ah, dico, grazie. Sì, perché abbiamo bisogno, io so che lei si interessa molto di ambiente, abbiamo bisogno di politiche chiare da questo punto di vista. Dico, mi scusi, io l'ho vista ancora ma non mi ricordo della sua faccia, lei come, cosa fa? Io si presenta, sono un imprenditore, lavoro nel settore degli impianti elettrici, ho 45 dipendenti, quindi anche una media impresa. Lei non si ricorderà, io sono del comune vicino al suo. Ah, dico, bene. E dico, e come mai si interessa al fatto che vinca il centro-sinistra in queste elezioni? E lui mi dice, ma sa, perché io devo fare degli investimenti, ma non faccio niente finché non capisco. In che senso, dico? Nel senso che io sto sviluppando questa tecnologia, in parte conosciuta, in parte no, che riguarda i pali della luce, appunto gli impianti elettrici, con la possibilità, insomma, per i nuovi, cosiddette smart city, le città intelligenti, insomma, dove i pali della luce in realtà possono produrre la stessa capacità illuminotecnica con una riduzione fino a quasi il 50%, il 45% è stato certificato, ma lui dice si può raggiungere tranquillamente e superare il 50%. Inoltre, questi stessi pali con gli stessi costi fanno da, per esempio, da caricabatterie per le bici elettriche piuttosto che per le macchine, possono fare
da videosorveglianza, possono darti il wifi, insomma puoi attivarti ed avere con metà dei costi di oggi, esattamente la metà dei costi di oggi, una città intelligente che è in grado di rispondere a una serie, bella, a una serie di necessità dei, come dire, oggi inespresse e non attivate in moltissime realtà italiane. Però tutto questo ovviamente richiede un investimento e io non investo fin tanto che non capisco chi governa, in che strada vorrà portarci. Perché sa, mi ha detto, se qui attivate le smart city e mettete in campo una serie di questioni che possono riguardare, diciamo, da chi investe in questi settori allo scarico fiscale, insomma, e quindi alle modalità con cui si può, come dire, intervenire sapendo di poter ridurre, insomma, quella che è il costo che l'azienda ha ogni anno di fiscalità, se noi investiamo su questo, secondo me si può fare un grande lavoro, perché in Italia abbiamo praticamente tutto da fare. Quindi c'è solo da mettere in campo un sacco di attività. E fa, io, se questa cosa avverrà, le dico subito, lei se potrà fare qualcosa lo faccia, perché guardi che su questo si può tranquillamente recuperare quello che si è perduto nel campo dell'edilizia. Voi sapete cosa si è perduto nel campo dell'edilizia in questo paese. Io lo guardo, lo saluto, lo ringrazio, questa cosa mi è rimasta veramente in mente, no? Dicendo quanto importante è la politica per dare indirizzi al paese, per mettere in moto finalmente un processo virtuoso che riguardi tutti, che riguardi le attività produttive, che riguardi i commerci, che riguardi i cittadini, le famiglie, che riguardi i costi di tutti noi, che riduca i costi di tutti noi. La stessa cosa avviene per la mobilità. Noi abbiamo tra i primati negativi, purtroppo, no? La quantità di auto per abitante, come dicevi prima tu, direi. Noi abbiamo per 20 anni abbondanti, ormai dimenticato, uno dei servizi essenziali. Abbiamo pensato che il servizio, per esempio, relativo alla mobilità, no? Con via treno, fosse un servizio di risulta per qualcuno che non, insomma, economicamente non stava bene, no? Considerandolo già di per sé, che vedete, l'approccio rispetto alle cose non solo produce inefficienza nelle cose, ma poi produce anche l'idea all'interno della società che queste sono quelle cose che fanno quelli che non possono fare le altre, no? Quelli che purtroppo sono un po' reietti, no? Non hanno la situazione economica che invece è auspicabile avere. Cioè, abbiamo creato una mentalità per cui invece che lavorare sui beni pubblici e sui servizi pubblici come un dato significativo di civiltà, come un dato significativo di mantenimento di costi che invece abbiamo, perché avere 65 auto ogni 100 abitanti ed essere il primo paese in Europa per quantità di auto per abitante non è una ricchezza, è un debito. È un debito ambientale, ma è molto più grave come debito individuale. Perché ogni auto in più, che in una famiglia di 3 vuol dire che ne abbiamo almeno 2, no? 65 auto per abitante, per 100 abitanti, fanno che in una famiglia di 3 abbiamo almeno 2 auto. Beh, 2 auto, per ogni auto, il costo di manutenzione, il costo di assicurazione, il costo di bollo, il costo relativo agli incidenti, che sono incidenti, non li cerchiamo, ma li avvengono, no? Quindi ci sono danni che... la meccanica, tutti gli aspetti, gli ammortamenti, il dato del costo dell'auto, tutta sta roba qui insieme produce dai 400 ai 600 euro al mese di costo per una famiglia, che tra averla e non averla, ma avere lo stesso il servizio, non è poca cosa. Poi ci parlano dell'IMU 190 euro, sì, ho capito, ma sappiamo quanto stiamo sprecando, a parte il 35% in più di Enel di costo per l'energia, perché, no, paghiamo anche le sperimentazioni di Enel in tutto il mondo. Noi abbiamo una società 99% pubblica, Ministero del Tesoro, cioè è nostra l'Enel, è nostra, 99%. È una multinazionale, cioè una holding, meglio, no? Perché è composta, è una serie di società
al suo interno, tra l'altro non è molto positivo. È possibile che ci si racconti che è colpa che non abbiamo il nucleare, per cui ci costa l'elettricità il 35% in più? Non è mica vero. Non è vero. Ma non si vuole mai andare a vedere dentro delle cose. Non si vuole mai capire, perché tanto pagano i cittadini, scarichiamo tutto sulle bollette. Arrivederci e grazie. Il 30% in più di bolletta, giustamente come mi faceva osservare un signore l'altra sera, fanno che per uno che spende soltanto di gas metano, quindi per riscaldamento, e per energia elettrica, una famigliola, per spendere 3.500 euro non ci mette niente, il 30% da solo fa 1.000 euro. E poi sembra che ci impoveriamo tutti per 200 euro di IMU, 300 euro di IMU. Sono enormi i costi che abbiamo mensilmente e annualmente come famiglie solo perché è stato gestito male il settore dei servizi. E arrivo al tema della serata, quello dei rifiuti. Questo è un tema che mi appassiona particolarmente, come dicevano prima gli amici che sono qua candidati. È un tema che ho gestito a partire dal 2002, insomma, anno in cui sono diventata sindaco di quella città, e dove abbiamo potuto dimostrare, insomma, queste come altre attività, insomma, perché il sindaco 5 Stelle in realtà vuol dire che mi sono attivata nella mobilità sostenibile, vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro nelle energie rinnovabili, abbiamo lavorato anche per l'efficienza energetica, creando tra l'altro una scuola passiva, quando ancora non se ne parlava, non era di moda, no? Adesso, oltre che essere di moda, è una necessità impellente. Ma vi dicevo, quando parliamo di rifiuti, in genere ci occupiamo del tema ambiente, cioè i più sensibili tra di noi dicono, ma insomma, nulla si crea, nulla si distrugge, quindi è chiaro che se io tutto quello che produco e che chiamo rifiuto, ma rifiuto non è, perché siamo anche un po' sciocchi, no? Andiamo a comprare ogni cosa, la paghiamo tutto, paghiamo la lattina di alluminio, paghiamo tutto quello che compriamo, paghiamo il vetro, paghiamo la carta, gli imballaggi, ogni cosa. E poi però a un certo punto, quando quel pezzo di cosa che abbiamo comprato non ci serve più, lo eliminiamo e lo chiamiamo in un altro modo, lo chiamiamo rifiuto. Anche questo fa parte di quella logica culturale che ci ha portato fin qui, a non capire che ci stavamo fregando con le nostre stesse mani. Perché? Perché una cosa che io ho pagato e che ha un valore come materia prima, io non la posso chiamare rifiuto, la devo chiamare materia prima seconda. Cioè la devo reimmettere nella filiera produttiva affinché ritorni ad essere quello che è stata, semplicemente. Ci sono dei dati che credo siano particolarmente significativi, ve li voglio leggere per mostrare, che sono quelli che ci raccontano che oggi il 90% della carta è ottenuta da materiale riciclato, con un enorme vantaggio per la forestazione. Per fondere una tonnellata di vetro usato si risparmia un barile di petrolio rispetto alla lavorazione della materia prima, che è appunto il silicio. Per produrre alluminio con il materiale riciclato basta una quantità di energia 20 volte inferiore a quella utilizzata per estrarlo dalla bauxite e risparmi equivalenti si ottengono per tutto il resto, materiali ferrosi e avanti così. Per il compostaggio è un'altra di quelle meraviglie per cui l'umido, se non lo mettiamo a compostare, sia nel piccolo, nel privato voglio dire, ciascuno per sé, sia nel pubblico con un impianto di compostaggio adeguato, quell'umido diventerà percolato e diventerà uno dei grandi problemi di questo paese. Perché noi sappiamo che, per esempio, stiamo pagando, forse non lo sappiamo tutti, dovremo pagarlo a breve perché c'è il secondo giudizio, il primo è già purtroppo scritto, sono 56 milioni di euro che ci hanno addebitati a fine ottobre come paese per non aver adempiuto all'accordo del 2007, che dopo quando è arrivato Berlusca si è dimenticato degli accordi, e non abbiamo più prodotto e recuperato e bonificato e messo in sicurezza 125 discariche sulle 155 che sono state censite e che in questo paese producono purtroppo percolamenti
e danni ambientali rilevanti a fiumi, a territori, eccetera, eccetera. Quindi non solo non abbiamo aggiustato l'ambiente, non l'abbiamo riqualificato come hanno fatto altri paesi grazie ai fondi europei, ma noi quei fondi li abbiamo utilizzati poco e altrove, male, non abbiamo bonificato e dopo 5 anni ci hanno ricordato che siccome non abbiamo fatto niente di quello che abbiamo detto, ci sono 56 milioni da pagare in contravvenzione, più 256 mila euro al giorno. Al giorno, avete capito bene? Fanno qualche centinaia di milioni di euro, perché meno di 2 anni, state sicuri che non ce la facciamo a bonificarli. Quindi noi paghiamo uno sproposito, una cifra vicina probabilmente alla fine a mezzo miliardo di euro, soltanto per contravvenzioni, per inadempienze rispetto alle decisioni assunte consensualmente e contrattualizzate con l'Europa. Quindi quel sacchetto di umido, voi immaginatevi, oltre a costarci per quello che produce, per quello che ci è costato per lo smaltimento, per i danni che post mortem, per le discariche, in più, cosa che non ci dice nessuno, produce anche dei costi, perché naturalmente continuiamo a fare ciò che non dobbiamo. Mentre invece potremmo recuperarlo e tramite il compostaggio avere il territorio, terriccio buono, humus, che tra l'altro impedirebbe, come dire, la crescita dei concimi chimici anche in agricoltura, quindi con una doppia e tripla funzione positiva. Come Forum Ambiente del Partito Democratico noi abbiamo fatto uno studio molto accurato che abbiamo presentato a Catania un anno e mezzo fa, ormai quasi due, in cui recuperando, diciamo, tutte le migliori aziende del riciclo in Italia, quelle che naturalmente sono riuscite a darci i dati ed arrivare a figli, abbiamo messo in moto un meccanismo di confronto tra quello che accade per esempio nel pezzo di territorio più virtuoso di questo paese, che è quello da cui io provengo, cioè metà della provincia di Treviso. La provincia di Treviso fa 1 milione di abitanti, 900.000, noi siamo esattamente circa 500.000, 480.000, dove appunto abbiamo attuato questo, diciamo, benedetto sistema, mettendo in campo anche la strumentazione necessaria a fare in modo che il sistema funzioni. Perché una cosa sempre di cui si parla molto poco è che nel campo dei rifiuti è forse in assoluto, insieme con altri settori come quelli che vi dicevo relativi appunto all'edilizia, all'agricoltura, eccetera, dove c'è un enorme bisogno di persone, cioè dove l'attività manuale è importante, l'attività intellettuale anche, e dove c'è un basso concentrato, diciamo, di macchinari, nel senso che il lavoro tu lo puoi fare se hai personale adeguato, ma non lo fai semplicemente aprendo un buco in una terra o incenerendo dentro un impianto dove ti bastano 10 persone quando va, no? Quando esageriamo, per farlo funzionare, no? È un impianto, cioè gli impianti di riciclo dei materiali danno lavoro a un sacco di persone, perché tu crei una filiera. Non solo hai la raccolta puntuale e quindi suddividi, come dire, sulle varie aziende consociate con il Coretra e quant'altro, ma poi hai appunto la necessità di portare, come dire, tutta la parte relativa per esempio ai macchinari elettronici presso coloro i quali, come dire, recuperano ogni particolare di quei macchinari. Insomma, metti in moto un sacco di occupazione. Noi abbiamo fatto un piccolo conto. Allora, soltanto per la raccolta differenziata in Italia, se tutta Italia avesse attuato il nostro sistema, avremmo promosso 120.000 posti di lavoro in più, esclusi, perché non siamo riusciti a conteggiarli compiutamente, i posti di lavoro che avremmo creato per il recupero della materia prima seconda. Cioè, voglio dire, i rifiuti possono diventare occupazione utile, possono portare benefici occupazionali straordinari, senza inquinare l'ambiente e senza
inserirci in quel meccanismo tutt'altro che virtuoso che ha prodotto i risultati che vi dicevo. Prosegui velocemente che voglio portarvi a fare, vai veloce, andiamo avanti, tanto tutta tariffa puntuale, che più infine. Naturalmente devo applicare un meccanismo che sia informato, che i cittadini sappiano quali sono i vantaggi e i benefici e quali sono i costi e quali sono gli obiettivi che ci diamo, no? Ecco, io credo che questo risultato, quello che abbiamo ottenuto, che abbiamo ottenuto in quest'area piuttosto vasta, no? Sia un risultato che oggi, per la sua indiscutibilità, promuova questo come modello obiettivamente virtuoso e in grado di rispondere a una serie di temi, che sono l'ambiente, l'occupazione, la qualità della vita, il recupero della materia prima, eccetera, eccetera. Ancora avanti. Questi sono tutti i sistemi naturalmente per migliorarli, le varie piattaforme, l'acciaio, torno indietro un attimo, l'alluminio con la CIEL, la Corepre, il Coreve e tutta la questione della filiera di cui vi parlavo poc'anzi. Impianto di trattamento vegetale, questo è quello di cui avete già informazioni in quelli Trevignano. Ancora avanti. I risultati, ecco, avanti ancora. Allora, un dato per tutti, questo è l'ultimo dato accertato, il 2012, sono dati che ci sono stati forniti 2 settimane fa, quindi abbiamo l'83,67% in uno dei consorzi, l'83,41% nell'altro consorzio. Questo è il dato, credo, estremamente significativo. In progressione dal 2000, vi leggo, sotto ci sono gli anni, dal 2000 anno di inizio al 2012, i primi comuni hanno iniziato nell'anno 2000, poi abbiamo naturalmente sviluppato anche con il modello Montebelluna che era stato attivato dal 2002, vedete lo schizzo che c'è stato, e andando alla tariffa puntuale porta a porta, quindi con il sistema più selettivo possibile, siamo arrivati con una progressione continua. Fino all'83-67. Avanti. Ma la cosa interessante, molto interessante, anche questa di cui si parla molto poco, vedete? Noi siamo passati da qualcosa come 440 kg ad abitante di rifiuto, no? A 336 kg. Cosa vuol dire? Vuol dire che, siccome, in 11 anni, la quantità di rifiuto abitante in Italia o è rimasta stabile o è aumentata, nonostante la crisi. Questo invece testimonia, a prescindere dalla crisi, come una progressione priva di aspetti legislativi, perché vi dicevo prima, qual è il limite di qualsiasi amministrazione pubblica, anche regionale piuttosto che locale? Che tu non puoi attuare norme di fiscalità, per esempio, funzionale al modello ecologico, cioè io non posso nella mia città, per esempio, decidere di far pagare all'industria di quella città il fatto che non c'è un ritorno nell'imballaggio, non posso farle pagare in relazione a quanto non è il prodotto che stanno realizzando, non è riciclabile, no? In funzione di questo, che è la fiscalità ecologica su cui hanno convenuto quelle 39 associazioni di imprese di cui vi parlavo prima nel forum di Rimini, quello io non lo posso attuare, lo può fare il legislatore oggi, cioè chi? Il governo nazionale, con leggi apposite che premino chi lavora bene e invece rendano fiscalmente meno interessante il lavoro di chi lavora male. Beh, nonostante questo, incredibilmente, si è abbattuta di oltre 100 kg la quantità di rifiuto prodotto da ogni singolo cittadino. Il che vuol dire che l'attenzione a come smaltisci produce attenzione nell'acquisto. Non ci può essere altra spiegazione. Avanti. E questo è il risultato di quest'anno, 55 kg ad abitante. Allora, voi siete la regione Valle d'Aosta. 110.000. Datemi i dati giusti, perché se non faccio le operazioni sbagliate. Diciamo 130.000 abitanti, va bene? Ecco, se ciascuno di voi producesse 55 kg, perché li produciamo noi, credo che li possiate produrre anche voi, no?
quello è quello che obiettivamente abbiamo ancora il problema. Poi lì c'è il trattamento meccanico biologico, si riduce fino a 28 kg, ma facciamo finta che non è così. Diciamo che restano i 50 kg ad abitante. Fanno 60.000 tonnellate. Cosa ci fate l'impianto di tete? Non ho capito. 60.000 tonnellate sono, ammesso e non concesso che meritino un impianto, come dire, perché, ripeto, è al di sotto della soglia, voi sapete che ormai si parla almeno di 170.000 tonnellate perché sia minimamente conveniente. Quindi, in ogni caso, voi sareste almeno a un terzo di quel minimo che è indispensabile per farne funzionare lì. Ammesso e non concesso, perché in realtà lì c'è tutto il trattamento meccanico-biologico che stasera non vi spiego, ma che possono venire a spiegarvi i tecnici del Treviso 3, che può abbattere fino ad almeno la metà del peso, quindi ad almeno 28 kg. Per cui per voi farebbero 30.000 tonnellate e saremmo al ridicolo. Avanti. Ma l'altra cosa interessante, dopo chiudo, ancora avanti, è quello che si spende. Avanti. Ecco, allora questa è la tariffa domestica media annua per famiglia. Quello è il valore Italia, 241 euro, Veneto, 212, modello contadina, 149. Io personalmente, che sono un'ottima riciclatrice, potete credermi, nel senso che non sbaglio bussolotto neanche per sogno, ecco, io spendo con la mia famiglia, siamo in tre, una casa di circa 110 metri quadrati, noi spendiamo 123 euro all'anno, tutto compreso, servizio compreso, naturalmente non TARSU, ma TIA, il che vuol dire che paghiamo anche lo spazzamento e che a carico dei cittadini c'è il 100% del costo di smaltimento e di raccolta. Quindi tutto. Perché? Perché più fai la raccolta differenziata bene, meno paghi, perché più recuperi dai materiali che porti e riconsegni al mercato, diciamo, delle materie prime, quindi a quelle piattaforme di cui abbiamo parlato poc'anzi, che naturalmente ci danno i soldi per riuscire a perché recuperano materie che riutilizzano per lo scopo aziendale. Ecco, questo per farvi capire come in questo benedetto settore che si chiama ambiente, dove pensiamo che in genere possa starci un parco piuttosto che l'energia alternativa, in realtà ci sta tutto il senso di un paese che deve muoversi su questo territorio, perché ha a che fare con la bellezza, con la qualità della vita, con le tasche delle famiglie, con la capacità di risposta quindi alle esigenze anche economiche, con l'occupazione e con tutto quello che ci serve in questo momento. Quindi avere rispetto di noi stessi e dei territori, diciamo, dove viviamo. A volte io mi chiedo se dall'Homo sapiens, come evoluzione della specie, non siamo andati a finirla nell'Homo insipiens. Perché effettivamente il passaggio successivo mi sta sfuggendo. E io credo che è bene che facciamo subito una retromarcia secca e torniamo veramente all'Homo sapiens, sapendo esattamente dove stiamo andando e dove vogliamo andare soprattutto. Perché qui il problema non è solo, ripeto, che è gravissimo in sé, perché abbiamo una sola terra e di questo dobbiamo rispondere, insomma, il ciclo dell'acqua, del carbonio, ha a che fare con la fertilità del territorio e con tutta una serie di fattori fondamentali e non possiamo dimenticarci gli effetti di ciò che noi produciamo. Ma al di là di questo, dico, quando ci occupiamo di economia e non capiamo quanto valore ha questa roba in economia, quando ci occupiamo di lavoro, e non comprendiamo quanto lavoro c'è dietro una scelta o un'altra di tipo legislativo e di tipo, come dire, e di tipo amministrativo, cioè noi non capiamo pienamente che cosa può fare la politica per noi. Ecco, io credo che capire cosa può fare la politica per noi voglia dirci mettersi nella strada buona, voglia dirci fare le cose che servono, non quelle che danneggiano. Non farci riempire la testa di illusioni e non farci vedere soprattutto il dito piuttosto che la luna, no? Ma andare a vedere esattamente le cose come sono e quello che riusciamo a fare. Insomma, per dirla come Seneca,
c'è un dato, insomma, che ci viene consegnato, che è quello che, come dire, non c'è un buon marinaio, insomma, che non sappia, come dire, che non c'è neanche vento a favore, ecco, non c'è nessun vento a favore di nessun buon marinaio se questo marinaio non sa dove sta portando la barca, la nave, capite? Quindi noi dobbiamo cercare il vento a favore per andare in porto, insomma, per andare dove dobbiamo andare, cercando di sapere che quel vento a favore non può essere altro, purtroppo, che la politica a darcelo, ad indicarcelo, e noi dobbiamo essere quei marinai intelligenti che individuano il vento a favore e sanno manovrare la barca in modo che, come dire, quel vento sia propositivo e attivo per fare quello che bisogna. Ecco, io chiudo qua e sono a disposizione per le domande. Grazie. Indietro a quel dato, quello, no, quello precedente. Quello, quando è iniziata la raccolta differenziata, il picco, ecco, questo qua. Allora, questo qui appunto è il livello da cui è passato la raccolta differenziata, quando è passata dal livello basso, che era 37-30%, ecco, al dato che noi citavamo prima, e adesso cresce percentualmente di cifre basse, no? Due punti rispetto all'altro. Ecco, come dicevo prima, non ci dobbiamo accontentare. È uscito su tutti i giornali la notizia che in Valle d'Aosta nel 2012 la raccolta differenziata è passata, udite udite, da 44 a 46%. Ci sono stati commenti positivi in maniera veramente ma è esagerata. Due punti e punto. Cioè, voi potete essere orgogliosi, siamo passati è difficile passare dall'81 all'83, perché invece di grattare la carta dalla bottiglia di vetro, cioè, ho già fatto tutto. Ecco, noi invece ci beiamo di essere passati in un anno dal 44 al 46%, dove i rifiuti si sono ridotti comunque un pochino a causa della crisi, e dove è fisiologico ridurre un po'. Dobbiamo smetterla di accontentarci. Assolutamente. Io volevo attrarre la vostra attenzione su quella che secondo me dovrà essere la nostra prossima battaglia, perché abbiamo fermato l'inceneritore, però adesso la nostra fervida, la nostra amministrazione con fervida fantasia vuole fare ad Aosta un teleriscaldamento. Il teleriscaldamento di per sé è un'ottima cosa, perché se si usa del calore che altrimenti verrebbe disperso in atmosfera, è del tutto logico e va fatto. Però da noi vogliono fare un teleriscaldamento così esteso che il calore della cogna rappresenterà, che è quello che si dovrebbe recuperare, soltanto il 15-20% del totale. Per produrre il calore che manca sarà necessario costruire, udite udite, una centrale termoelettrica nella piana di Aosta. A detta della stessa ARPA, questa centrale termoelettrica aumenterà l'inquinamento. È un risultato buono per un teleriscaldamento. L'amministrazione pubblica si farà carico di tutta la rete di distribuzione, spendendo svariati milioni di euro, e darà questa rete in uso a una società che poi applicherà delle tariffe in regime di monopolio. Quindi coloro che si allacceranno a questo teleriscaldamento, passati i primi 3 anni in cui vengono fatte delle tariffe di vantaggio,
saranno subordinati a quello che questa società proporrà. Questa qui è una follia e io ci credo che questi vogliano farlo, perché facendo una centrale termoelettrica incasseranno soldi dalla produzione di energia, incasseranno soldi dai certificati bianchi per la cogenerazione, incasseranno soldi dai certificati verdi perché bruceranno biomasse e in più venderanno anche il valore di scarto. Avranno dei rendimenti altissimi, però sulla nostra pelle. Noi avremo un inquinamento maggiore. Diranno, hanno detto, no, ma ad Aosta l'inquinamento si ridurrà, aumenterà in generale, andrà a finire a Pollenia e a Fenis. Io mi domando cosa diranno gli abitanti di Pollenia e Fenis. Ma quello che più fa scandalo è che i soldi pubblici vengano spesi a favore di un privato che farà dei guadagni su questo impianto. E quando questi soldi potrebbero essere spesi molto meglio per incentivare il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, riducendo con ciò la necessità di energia, quindi i costi e l'inquinamento, e questo in tempo indefinito. Quindi la cosa logica da fare è ridurre lo spreco di energia, non costruire delle centrali che producano più energia per delle case inefficienti. E tra l'altro si darebbe lavoro agli artigiani locali, che invece con questo impianto sono completamente bloccati perché stanno giustamente aspettando le decisioni della politica. Allora io voglio attrarre la vostra attenzione su questo problema, è un po' che ne parlo e mi sembra di non avere una grossa risposta. Ci stanno depredando, la politica sta facendo i propri affari, altro che Valle d'Aosta bene comune. Noi dobbiamo far sì che la politica faccia gli interessi degli abitanti, della regione, ma soprattutto per quelli che verranno, perché noi quando avremo distrutto la nostra regione non ce ne sarà più neanche per i nostri figli. Noi abbiamo un patrimonio da difendere e dobbiamo assolutamente difenderlo. Quindi io vi chiedo di aiutarci a portare avanti questa nuova battaglia. Grazie. Locale, che altro, a livello della questione legata all'ambiente, mi chiedo, ma
non bisognerebbe forse attuare, visto che la Irene Pedrola ha parlato della dignità della persona, questo ovviamente va dal mio punto di vista al primo posto, la dignità della persona. Noi abbiamo bisogno veramente di una politica concreta, di una politica che nasca veramente dal basso, che non venga, come dire, calata dall'alto. Abbiamo bisogno di farci sentire. Quindi ciò che chiedo al Partito Democratico, e lo chiedo ad alta voce, è quello di trovare una soluzione alla politica, ma una soluzione istituzionale, in modo che le istituzioni possano andare incontro al cittadino, perché ovviamente, come ho già ripetuto in altre occasioni, in altre sedi, il cittadino si sente totalmente escluso dalla politica, perché se l'unica azione politica che si può concedere al cittadino è quella di andare a mettere la crocetta ogni 4 anni, questo è tutto lì, questo è un modo per creare un sistema istituzionale che rende il cittadino un suddito, perché se io cittadino vengo chiamato ad esprimere la mia passione politica una volta ogni 4 anni, io mi sento veramente responsabilizzato. E quindi la mia libertà in quel senso è molto, molto limitata. Per quello che chiedo agli amministratori, me lo auguro, di trovare una soluzione per la Valle d'Aosta, in modo che il cittadino completamente possa far sentire la sua voce. Perché noi ci siamo stufati dei partiti di massa, sinceramente. Perché i partiti composti da tutta questa serie di persone che subiscono solo le primarie, eccetera. Però non si risolve assolutamente più, noi abbiamo bisogno di una seria riforma istituzionale che, come ho già detto prima, ripeto, perché mi sembra più un caso, che avvicini la politica al cittadino. Il cittadino deve avere questa possibilità. Oggi il cittadino è totalmente escluso dalla vita politica, si può associare, però non può fare nulla di concreto. Poi eventualmente non votare più gli stessi candidati delle elezioni successive, però, come diceva Heidegger, questa è la politica della disperazione. Io tra 4 anni potrei essere morto grazie alle decisioni prese dai futuri amministratori. Quindi bisogna agire in quel senso, mettere da parte tutti i discorsi frivoli legati ovviamente alla politica spicciola. Bisogna sedersi ad un tavolo e ragionare su una riforma che abbia senso per i cittadini, altrimenti è ovvio che la gente poi si tende il voto come faccio io da 20 anni a questa parte, io non vado a votare per questo motivo, perché che senso andare a mettere la crocetta e poi farlo loro, non farlo altri. Questo non è un modo di fare politica. Questo è un messaggio. Spero di essere stato costruttivo e semplice. Grazie. Io volevo tornare un attimo alla questione dei rifiuti invece. E l'Associazione Valle Virtuosa è il referente regionale per la legge rifiuti zero, sì, che è stata presentata in Cassazione, adesso stiamo raccogliendo le firme, 50.000 in tutta Italia, e poi arriverà. Sono già state raggiunte, mi sono perso dei pezzi. E quindi la discuterete in Parlamento. Noi ci teniamo tanto. Volevo sapere appunto se c'è qualche speranza che passi, perché sarebbe veramente importante, perché si farebbero tutte le cose che ci ha detto prima, quindi una buona raccolta differenziata, moratoria sulla costruzione degli inceneritori a lungo termine, chiusura di tutti gli inceneritori in Italia, quindi è quello per cui noi abbiamo lavorato qui e che voi avete fatto benissimo prima. Grazie. Grazie. C'è lui. Approfitto anch'io per ricordare anche un'altra tipo di iniziativa legislativa che è stata proposta da Lega Ambiente, che è quella della legge sulla bellezza, che riguarda il consumo del suolo e l'evoluzione di tutta la politica che va nel senso che diceva prima Laura, di unire territorio, difesa del territorio, dell'ambiente e turismo, perché se vogliamo fare turismo, immaginiamo un futuro per la nostra nazione, non può che essere legato alla bellezza, che è la ricchezza vera del nostro paese. Grazie. Sì, grazie Laura. Due considerazioni. La prima, appunto, l'intervento del signore prima,
quale condivido, diciamo, l'ultimo pezzettino, ovvero c'è bisogno in questo paese di riattivare dei meccanismi di partecipazione un po' più reali, no? Un po' più consistenti, non solo sul versante legislativo, non credo che serva una riforma costituzionale, quanto nel ridare alla politica un po' di valore. Perché uno degli effetti negativi, negativi e secondo me devastanti della crisi della politica di questi ultimi anni in particolare sono, da un lato, i comportamenti dei politici che ci hanno, diciamo così, fatto odiare solo la stessa parola, dall'altra parte evidentemente la denigrazione del valore della politica in quanto tale. Non è vero che non ci sono strumenti, non ce n'è abbastanza, ma gli strumenti ci sono, e in Valle d'Aosta, che rispetto al resto delle regioni, come abbiamo ricordato prima, è privilegiata perché ha un dispositivo, un referendum propositivo che per la prima volta abbiamo vinto, è la dimostrazione del fatto che dei cittadini normali, che anche quelli che fanno politica o stanno in un partito sono cittadini, non è che stanno sulla luna, non è che è un'altra visione delle cose, sono cittadini che si impegnano insieme a cittadini che non stavano nei partiti e che hanno messo in piedi un'associazione, sono riusciti a portare a casa un risultato di partecipazione, nient'altro. Però è anche vero che non sono abbastanza gli strumenti che abbiamo, che c'è bisogno che le associazioni le più svariate, quelle di promozione sociale, quelle del volontariato, quelle sportive, mettano in campo un pensiero un po' più alto, che si assumano una responsabilità più forte nei confronti della cosa pubblica. Perché la questione vera è che l'effetto più negativo della crisi della politica è la deresponsabilizzazione dei cittadini, la deresponsabilizzazione. Perché alla fine sembra come se sia colpa di qualcun altro, è qualcun altro che deve metterci mano, è una grande riforma istituzionale che deve essere messa in campo. No, purtroppo bisogna rimboccarsi le maniche da noi. Allora, c'è qualche, in Valle d'Aosta c'è qualche esperienza, si chiama la corvée, non so se anche in altri territori. A un certo punto le amministrazioni pubbliche mettono in campo una giornata, ai tempi era, diciamo, un obbligo, ma mette in campo una giornata, indice un'iniziativa per cui tutti i cittadini cominciano a prendere pala e secchiello e cominciano a pulire il bosco piuttosto che a fare una serie di servizi di cura del territorio, come si diceva prima, che in qualche modo producono non soltanto l'effetto concreto di dare un minimo di miglioria ambientale, ma producono un'assunzione di responsabilità. Allora occorrono tante nuove corvée, ovvero tante nuove iniziative di assunzione di responsabilità dei cittadini nei confronti della cosa che è nostra, la cosa pubblica. La seconda questione invece è in merito alla questione dei rifiuti e alla tua esperienza. Ci sono delle precondizioni però per ottenere questi risultati, anche per poter partire. Una cura dell'ambiente ha bisogno di una serie di politiche, non solo, ma tu lo dicevi prima, no? Quando ci ponevi il problema di come collegare agricoltura, turismo, ambiente e beni culturali. Io mi immagino un altro elemento strutturale, senza il quale ho qualche dubbio, che anche in Valle d'Aosta, che è povera di una visione su questo tema un po' più strategica, possa, diciamo così, superare le difficoltà che ci sono, che è la questione della formazione professionale in particolare. Perché poter creare lavoro e nuova impresa e nuovo sviluppo ha bisogno di competenze. Alcune delle competenze che sono necessarie anche nella gestione dei rifiuti oggi non ci sono, sono difficilmente reperibili. Noi spesso e volentieri, ad esempio per la bioedilizia, che pure in Valle d'Aosta potrebbe essere una cosa, dobbiamo andare a prendere imprese fuori dalla Valle d'Aosta per poter fare una casa biodinamica e via discorrendo, perché non c'è il know-how. Allora forse una delle politiche diciamo sulla quale strumentali agli obiettivi, ai progressi che possiamo porci, è proprio quella di insistere sulla formazione, sull'istruzione, sulla scuola pubblica, ma anche sulla formazione professionale. Grazie. Oltre che a me il fuoco, c'è lui. Siamo
pensando che fossi sintetici. Sì, sì, velocissimo. No, io volevo solo dire che ho mangiato cena molto pesante, ma nonostante questo ho capito tutto quello che lei ha detto e non ho preso il caffè, quindi credo che la maggioranza della sala abbia capito tutto. No, la mia domanda è questa. La mia domanda è questa. Abbiamo finalmente un governo, non è quello che avremmo voluto e sperato, però abbiamo un Parlamento. Abbiamo i parlamentari e quindi io credo che lei potrà sicuramente fare delle proposte di legge buone e riuscire a trovare probabilmente la maggioranza per approvarle. Volevo chiederle se lei è fiduciosa in questo, sta già lavorando, io so che lei è stato anche un po' un aggancio con i 5 Stelle, quindi se ci può dire qualcosa. Grazie. No, integro solo la domanda di Davis perché forse alcuni compagni sono timidi, ma in questi giorni chiamavano dicendo cosa state facendo a livello nazionale e via dicendo. Sicuramente la presenza di Laura Puppato, una delle ribelli, è sicuramente sintomo che molti di noi in Valle d'Aosta, e l'abbiamo detto più volte, non condividono quanto è successo, ma lei prima ha dato anche delle spiegazioni rispetto a questo, che inviterei a darle anche qui, in modo che forse può essere un po' più chiaro, perché come ha detto Davis, finalmente abbiamo un governo, non quello che volevamo, ma abbiamo anche un Parlamento, quindi la inviterei anche a ripetere queste cose, insomma. Allora, intanto grazie per le domande e le osservazioni che sono sempre utili e importanti. Io cerco di dare risposte brevi alle domande che sono state poste. Non riuscirò a, come dire, a rispondere a tutto in maniera esaustiva, però per esempio relativamente alla questione relativa all'efficienza energetica, stasera l'abbiamo appena accennato, perché i temi erano tanti e non è che era più fare una lezione compiuta su ogni singolo tema, no? Per cui magari chi non è attrezzato si è perso qualche passaggio e me ne scuso. Però, tanto per capirci, noi viviamo in un paese in cui la media dell'efficienza energetica per ogni edificio sta all'intorno della classe F. Classe F è all'intorno di 160 kWh metro quadro annuo, il che vuol dire che ogni metro quadro della nostra casa consuma 160 kW. Quando la classe A, quella a cui faceva riferimento il signore prima, che è un obiettivo che si sono già dati altri paesi europei, per esempio la Gran Bretagna, che non ha certamente, come dire, la nostra qualità climatica, no? Perché comunque è molto più a nord e quindi noi dovremmo trovarci in condizioni assai migliori. Ecco, lei si è data 2015 obbligatorietà classe A, cioè sotto i 30 kWh metro quadro annuo. Se noi semplicemente avessimo la capacità di focalizzare l'attenzione sia fiscale che come dire, di attivazione di politiche di incentivazione di ogni forma possibile, magari aderendo anche appunto ai finanziamenti europei che esistono sull'efficientamento energetico, bene, noi ponendoci l'obiettivo di ottenere una classe A quantomeno come obiettivo finale, d'accordo, per il paese, come sta facendo la Germania nel 2040-2050, no? Germania ha fatto un piano di investimento e di azione politica per cui semplicemente si è resa conto che il maggior contributo energetico che si può avere si chiama efficienza, cioè risparmio. È assurdo che io spenda 160 spenda per fare calore e ottenere quei 160 kWh al metro quadro anno, quando la mia casa può normalmente spenderne 30. Perché vuol dire che io posso ridimensionare il mio costo energetico di tante volte quante? 5 volte, quindi 5 volte in meno il mio costo energetico. Quello è il risparmio su cui bisogna puntare.
perché il petrolio non è eterno, perché il gas sappiamo com'è, perché noi siamo debitori purtroppo ad altri paesi del mondo, quasi tutti non garantiti dal punto di vista geopolitico, diciamo, di questi fattori energetici, quindi di queste fonti fossili. La fonte di energia da fonti rinnovabili che possiamo recuperare, Rubbia dice sempre, insomma, che il Sud Italia ha ogni metro quadro nel Sud Italia piove un barile di petrolio all'anno, no? Nel senso che il sole, obiettivamente, il vento, obiettivamente. Quindi, certo, ragionando così, efficienza energetica, più ricerca in funzione, per esempio, di tutto quello che possiamo fare in meglio anche per una migliore qualità, per esempio, appunto, energetica nel campo della mobilità, non ne abbiamo quasi parlato stasera, ma anche lì si aprono degli scenari straordinari di cui però non si vuole parlare, perché si è sempre in questo paese favorito un certo tipo di industria fino all'altro giorno. Adesso probabilmente si aprono degli scenari diversi. Quindi io credo che anche su questi settori, quando si parla di occupazione, di impresa, di lavoro, quando si parla di fiscalità, tutto questo è congegnato in funzione degli obiettivi che ci diamo. Se noi aderiamo a una logica europea che ci permetta di dire che, come avviene in Germania, né più né meno, se loro si possono permettere di dire che l'obiettivo loro è un efficientamento energetico che raggiunga l'80% rispetto a quello che attualmente consumano, io credo che lo possiamo dire anche noi. È un obiettivo di lungo termine, ma voi mi insegnate che il lungo termine si ottiene lavorando giorno dopo giorno, anno dopo anno, l'obiettivo si raggiunge, perché è tutto in funzione di quell'obiettivo. Ci sono tutte le politiche, c'è la fiscalità, c'è il lavoro, c'è la mentalità, la cultura che si crea, la ricerca che si attiva, e tutto questo ha quell'obiettivo. Quindi io credo che anche questo sia giustamente un valore da tenere presente. Non entro nel merito della centrale termoelettrica, se no facciamo mattina, ma insomma ci siamo capiti. Sul turismo, preciso, ma non ho intenzione di dire tutto, insomma, io volevo semplicemente avvertirvi che se vogliamo fare occupazione in termini positivi, senza sprecare risorse, cioè senza, come dire, per forza di cose aumentare il famoso PIL, prodotto interno lordo, noi possiamo avere una marcia buonissima che si chiama turismo, che non abbiamo saputo assolutamente sfruttare, ma chiaramente intendo attivare la bellezza, cioè recuperare i nostri beni culturali. Cioè, spiegatemi la ragione per cui il bacino della Ruhr, che 15 anni fa era l'area più inquinata d'Europa, oggi fa concorrenza con 2.200.000 visitatori all'anno a Pompei, a Ercolano e ai Campi Flegrei. Cioè, voi capite che tra Pompei, Ercolano e i Campi Flegrei e il bacino della Ruhr c'è un po' di differenza, no? Il bacino della Ruhr lo hanno bonificato, hanno investito fondi europei, ci sono stati fondi privati, ci sono stati fondi pubblici, dei land, però hanno lavorato in positivo, hanno creato delle vecchie miniere, hanno creato un museo, hanno fatto occupazione, hanno permesso che quella realtà diventasse la capitale europea della cultura, e questo ha portato 2.200.000 turisti, pari a quelli che arrivano a Pompei e a Ercolano. E voi capite che, cioè, lavorare bene su questi temi vuol dire produrre occupazione. A me non sembra banale, ma vuol dire produrre qualità territoriale, no? Perché cosa possiamo vendere noi? I muri che cascano, le porte chiuse dei musei, tutti i beni che abbiamo dentro gli scantinati e non sono visibili, i paesaggi inquinati da bonificare, li vendiamo? Non credo, no? Cioè, quello che ci chiedono è di attivare un sistema Italia, di vendere il sistema Italia, cioè la nostra bellezza, di capire che il nostro petrolio è lì e che fa occupazione, che fa lavoro e che non inquina. Non solo, ma chi viene in Italia, se avremo i mezzi pubblici, le metropolitane di superficie, se avremo i sistemi territoriali congegnati in maniera tale che ci sia coordinamento, avremo anche scarso inquinamento da questo punto di vista. Quindi avremo il lavoro, il turismo buono, venderemo qualcosa che manterremo qui e inoltre
non creare in modo maggiore inquinamento ambientale, se intendiamo attivare le politiche sulla mobilità sostenibile, ripeto, perché il nostro paese ha investito altrove, cancellando di fatto i sistemi ferroviari regionali e non solo. Dunque, legge rifiuti zero, ma intanto mi hai ricordato una cosa importantissima e ti ringrazio. C'è tra gli obiettivi che ci siamo dati quella dei rifiuti zero, non è più un tabù, non lo è più per l'Italia, non lo è più anche per altre realtà del mondo come l'Australia che ci crede da molti anni. Abbiamo un premio Nobel, anzi un premio Goldman, che è la prima volta che dopo tanti anni che ce lo danno, che è Rossano Ercolini, insomma, che è proprio dell'associazione Rifiuti Zero e che è stato l'italiano insignito di questo premio Nobel per l'ambiente quest'anno. Ci fa particolarmente piacere, anche perché sarà con me tra l'altro a Firenze tra qualche giorno, e credo che questo obiettivo si debba e si possa raggiungere, perché vabbè, insomma, non rispiego tutto, insomma, nulla si crea, nulla si distrugge, quindi noi abbiamo il diritto dovere di sapere che tutto quello che produciamo può essere o riusato o recuperato o riciclato o certo recuperato per l'energia. Però attenti bene, anche il recupero energetico non facciamone solo una questione di business per qualcuno. È un recupero energetico che ha senso che si produca fin tanto che c'è residuo da incenerire o comunque da... Perché altrimenti, come dire, il nostro scopo primario, come dice l'indirizzo dell'Unione Europea, è quello di ridurre, riutilizzare, riciclare e solo alla fine di tutto il processo, per la parte residua, il recupero energetico. Quindi non è primo il recupero energetico, noi cambiamo sempre i fattori, no? E purtroppo con questo cambia completamente il ragionamento sia politico che di equilibrio territoriale. A me pare molto interessante che si cominci finalmente ad aprire questo, sono 10 anni che ci lavorano, 10 anni, e onestamente all'inizio non si poteva neanche dire, no? Sembrava si dicesse un infame, sì, siamo soliti illusi, no? Quelli che vengono qui a raccontarci che non c'è rifiuto, ma che discorsi sono. Adesso ci sta arrivando pian piano per necessità e anche per convinzione, frutto delle buone pratiche di chi ha lavorato molto su questo, si è convinto che, come dire, si può fare, insomma. È un obiettivo raggiungibile e comunque è un obiettivo che va promosso. Anche qui ci metteremo qualche tempo, però se mai non cominciamo, mai non arriviamo. Se invece abbiamo come obiettivo il contrario, basta che ce lo diciamo, favoriamo i soliti noti e sappiamo perché. Quindi no, io mi farò carico di questo come noto, insomma, e quindi tutto quello che potrò fare per fare in modo che Valle Virtuosa, la Val d'Aosta, possa diventare effettivamente il traino di questa legge sui rifiuti zero, lo farò assolutamente. Il Parlamento su questo è importante, ecco, io ve lo voglio dire, è successo quello che è accaduto, forse non tutti sanno che cosa è effettivamente accaduto, perché anche qui le informazioni sono relativamente, diciamo, estese e corrette. È accaduto che per 50 giorni abbiamo davvero corteggiato, a volte in modo persino come dire, esagerato, il Movimento 5 Stelle, in una convinzione che abbiamo ancora oggi, attenti bene, che in Parlamento c'è una maggioranza, ed è una maggioranza che vede il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle con molti obiettivi comuni, molti obiettivi comuni. Il problema vero è che loro, per ragioni, a dire il vero, per me inconfessabili e comunque inaudite, non hanno inteso fare alcun governo per portare avanti in maniera chiara, limpida, precisa, sia in esecutivo che nella parte, diciamo, legislativa, un progetto politico che potesse mettere al centro il cambiamento del Paese. Ora, questo è stato naturalmente un diniego che si è prorogato per un tempo così lungo che ha portato un pezzo del Partito Democratico a pensare che non vi fosse altra soluzione che le larghe intese. Qualcuno dice, pensa, e forse ha ragione,
che quel pezzo del Partito Democratico probabilmente le larghe intese aveva pensato di farlo fin dal primo giorno. Però il dato che io vi consegno per averlo vissuto come prima persona, insomma, perché un po' ho fatto il pontiere con loro, un po', come dire, ho lavorato abbastanza dietro le quinte, ecco, non dico più di questo, ho raccontato un po' di cose oggi, non le voglio rispiegare tutto dall'inizio, sono anche degli aneddoti interessanti, credo, però il dato che vi consegno è che effettivamente non c'è stato da parte loro nessuna forma di apertura vera, di dialogo vero, e voi capite che fare un governo insieme, se non si dialoga onestamente, io non sono in grado di concepire un sistema che in qualche modo possa portarci a capire come riusciamo a farlo questo governo insieme, no? Perché o scommettiamo al buio continuamente, io scommetto che tu mi voti, tu mi dici che non mi voti, anzi mi insulti tutti i giorni, e io insisto nel scommettere che tu mi voti, cioè capite che poi queste cose hanno, lasciano il tempo che trovo. Però quello che effettivamente è accaduto è una cosa per me assai grave, per molti di noi è una cosa molto grave, nel senso che a un certo punto abbiamo visto che ha avuto la prevalenza evidentemente la volontà disfattista, tanto peggio, tanto meglio, ha avuto la prevalenza anche nell'ambito del mio gruppo politico il fatto che fosse inutile continuare a pensare, a sperare in una condivisione con una realtà politica che era così sorda, e che quindi a quel punto non rimanesse altro che fare questa larga e vaga intesa con il PDL e in parte anche con la Lega, che pure si è astenuta, insomma. Che cosa significa questo? Questo significa obiettivamente che come dire, il compromesso, insomma, se tutto va bene, sarà comunque qualcosa che non ci permetterà di fare esattamente ciò che avremmo voluto e dovuto fare. Però in ambiti come questi, in ambiti diciamo che riguardano l'ambiente, io credo invece che qui ci sia un Parlamento adeguato, competente, informato, fatto molto spesso di figure giovani, ma anche con molta volontà politica chiara, con un indirizzo politico molto chiaro, e quindi credo che si possa obiettivamente lavorare piuttosto bene in questi settori. Bisognerà naturalmente verificarlo giorno per giorno, no? In commissione, nei momenti in cui si andrà al Senato e alla Camera ad approvare le leggi. Però io ho la convinzione che questa maggioranza in Parlamento c'è, e che se non capiteranno fatti che non oso immaginare oggi, io credo che un buon lavoro lo potremo fare. Quello che si può verificare è che laddove, come dire, il Parlamento legiferi in modo difforme da come quella quota di esecutivo vorrebbe, è probabile che la tensione aumenti, e questo certo non faccia bene al Paese, no? Purtroppo viviamo una situazione davvero difficile da questo punto di vista, perché anche loro si rendono conto che c'è una maggioranza parlamentare diversa. Per questo continuano ad alzare il tiro e ad assumere anche, come dire, ad indicare, diciamo, scelte che abbiano la capacità di parlare alla pancia della popolazione, no? Per continuare a tenere altro l'aspetto elettorale, insomma, in attesa delle elezioni che potrebbero essere presto come più tardi. Comunque, noi il lavoro comunque lo faremo. Se avete voglia, magari anche singolarmente, possiamo così, io vi posso anche descrivere esattamente quello che è avvenuto con le due elezioni Marini e Prodi. Sono stati due passaggi obiettivamente molto difficili. Il primo si può riassumere così, insomma, i due terzi abbondanti del Partito Democratico erano fortemente contrari a quello che stava avvenendo, si è voluto comunque procedere perché gli accordi erano stati nel frattempo stesi con il resto delle larghe intese. Purtroppo queste sono scelte che sono avvenute quasi a prescindere da una volontà politica esplicita del Partito Democratico, perché voglio ricordare che Napolitano non ha mai voluto concedere né a Bersani né a nessun altro del Partito Democratico un mandato esplorativo in Parlamento per verificare una maggioranza che avremmo invece voluto verificare. Questa scelta di Napolitano
era evidentemente indirizzata a, da una parte, smuovere una realtà che non si è riusciti a smuovere, quella dei 5 Stelle, ma dall'altra io credo anche a portarci tutti in una situazione di larghe intese, non riuscendo a individuare, come dire, una maggioranza chiara. Probabilmente con il voto in Parlamento una maggioranza io credo che ci sarebbe stata, magari spuria, magari non così limpida, magari frutto di gente che se ne andava quando era il momento del voto, ma insomma io credo che ci sarebbe stata. Purtroppo questo non è stato possibile verificarlo per scelta del Napolitano. È arrivato Marini quasi per la stessa ragione, nel senso che a un certo punto le larghe intese hanno significato ragionare insieme sui nomi che c'erano. Un pezzo di Partito Democratico si è rivoltato pensando giustamente che di questo non si era mai parlato in maniera esplicita, quindi non si poteva cambiare linea politica soltanto decidendolo nelle segrete stanze, perché questa cosa era obiettivamente rilevante anche per il governo. E quindi c'è stato questo voto negativo su Marini, inatteso da parte della dirigenza politica del Partito Democratico, molto atteso da parte di tutti noi. Noi sapevamo che era evidente, insomma. Quando c'è stato il voto quel giorno, quella sera, ci sono stati 160 voti a favore, ci sono stati 123 voti contrari, ma ci sono stati 45 di SEL che sono usciti e non hanno votato. Ci sono stati almeno 100-120 del Partito Democratico che sono usciti e non hanno votato volutamente, perché naturalmente votare in negativo o astenersi di fronte al segretario non è mai una cosa così divertente, insomma, no? Quindi era chiaro che il messaggio era che 2/3 di tutti noi non voleva questa scelta. Si è voluti andare al voto lo stesso, pensando alla, così, alla ragionevolezza, ma la ragionevolezza ci ha portati a votare esattamente il contrario. Quindi abbiamo votato contro l'elezione di Marini. Abbiamo fatto un lavoro importante per convincere l'altra parte del Parlamento che eravamo ormai alle strette. Con l'indicazione di Prodi stavamo per riuscirci. Ai noi ci sono stati 101 franchi tiratori, quelli sì franchi tiratori, perché? Perché quello che è avvenuto è stato nella serata successiva un altro voto con tutti i parlamentari lì, 450, perché c'erano solo quelli del Partito Democratico, tutti si sono alzati in piedi, tutti hanno voluto applaudire all'elezione di Prodi, nessuno ha obiettato nulla, nessuno è uscito con un'incertezza, con un margine di dubbio, e quindi queste 100 persone che si sono permesse in realtà di non votarlo non erano esplicitate, non erano dichiarate, non erano conosciute né preventivate. Nessuno di noi si poteva neanche lontanamente immaginare che ben 100 persone, quindi 100 parlamentari, nonostante gli applausi all'indicazione di Prodi, nonostante l'unanimismo che si era creato, in realtà non avessero nessuna intenzione di votare. Dopo il fatto avvenuto di Prodi, è chiaro che nottetempo Bersani e gli altri sono saliti al Colle a chiedere la proroga napoletana, perché quello che se no si sarebbe verificato era la richiesta ad Alema, e voi capite che a quel punto ci saremmo probabilmente accoltellati, nel senso che sì, cioè era stata talmente grave la situazione su Prodi che insomma nessuno aveva veramente intenzione di poter pensare che il motivo per cui ci avevano portato fin là andasse a buon fine, insomma. Ecco, perché era chiara la motivazione dei 100 voti, anche se non riusciamo a identificarli tutti, sappiamo che sono 100 persone modello Giuda, traditori, che non hanno assolutamente inteso esplicitare chiaramente una loro posizione, come gli sarebbe stato ritenuto dignitoso, doveroso, onesto, come abbiamo fatto tutti quando abbiamo avuto perplessità o problemi, insomma. Comunque adesso è così, un Parlamento c'è, io credo che anche relativamente alla partecipazione, vi chiudo con una buona notizia, prima se ne parlava, condizioni della partecipazione è importantissima, che secondo me lo è, da parte dei cittadini, insomma, che si sappia che cosa avviene, che si sappia che cosa si sta facendo, eccetera. Allora, è chiaro che è molto più difficile nell'ambito parlamentare perché si è lontani, no, dalle realtà cittadine del paese, però per esempio io ho voluto mettere in campo
una piattaforma informativa liquida che dovrebbe, tra l'altro, se Dio vuole, partire, perché veramente il Parlamento è stato in subbuglio per tutti questi giorni per ovvie ragioni, che dovrebbe però essere abbastanza è definita la piattaforma. Adesso dovremmo avere parecchi parlamentari che ci hanno dato l'assenso, che potranno partire quindi come riferimenti per i vari settori. Questa piattaforma informativa liquida verrà gestita dal coordinamento delle reti civiche milanesi, il quale col professor Sartori insomma ci ha dato tutta l'assistenza tecnica. In quella piattaforma praticamente tutte le proposte di legge, anche non formalizzate, quindi anche spontanee, insomma, diciamo molto semplificate rispetto a una proposta di legge, che possono che vengono richieste e presentate, verranno considerate dalle figure che si sono messe a disposizione in Parlamento in via trasversale. Cioè ci saranno parlamentari anche di altri gruppi politici che hanno dato il loro assenso e che si impegneranno, laddove appunto queste proposte, diciamo, vagliate le proposte, motivato il sì, no, il perché ni, perché no, quindi fatta veramente una debita indagine insomma sulle richieste, laddove vengano ritenute invece utili, favorevoli e giustamente insomma opportune in questo frangente, l'impegno di questi parlamentari è di portarle avanti nelle commissioni e in Parlamento fino alla loro ratifica o posizione. Quindi credo che anche questo sia un passaggio importante. Non riusciremo a gestire milioni di cittadini, vi dico subito, perché non abbiamo le risorse né economiche né tecniche per farlo. Però insomma speriamo e contiamo di superare le qualche migliaia di cittadini che lavoreranno su questi temi attivamente con il Parlamento. Si chiama la piattaforma Tu Parlamento, è la prima volta che viene promossa in Italia, sono molto orgogliosa di essere io la promotrice, perché è una scommessa non da poco, insomma, tutti i sensi, ma speriamo di trovare anche degli sponsor, perché sennò dilapidiamo le ultime risorse rimaste, dovremmo andare a vivere sotto i ponti, ma va bene così. L'importante è riuscire a fare le cose che servono, perché credo che ne abbia bisogno questo paese, no? Siamo rimasti per troppo tempo soffocati sotto una coltre di nubi proprio e di nebbia, se possibile, no? Quindi abbiamo bisogno tutti di respirare aria pulita, di guardarci in viso e di sapere appunto che cammino stiamo facendo e dove si sta andando. Io vi ringrazio moltissimo per questa serata, spero insomma, a parte la stanchezza e la febbre, perché fino a ieri ero febbricitante, di essere stata comunque utile. Per quel che riguarda le informazioni potete anche scrivermi, qua gli amici del gruppo Partito Democratico della Valle d'Aosta hanno tutti i miei riferimenti. Quello che vi auguro è di cambiare linea politica in regione, perché io credo molto nelle persone e credo anche nelle loro idee. Le persone che ho conosciuto in Valle d'Aosta, quelle accanto a me, quelle tra il pubblico insomma, che si presentano per candidarsi a questo ruolo importante, che è anche un ruolo legislativo e che sarà determinante per i destini di questa regione, sono persone capaci, di buona volontà. Penso che a tutti noi competa di promuoverle, di sponsorizzarle in maniera che abbiano il risultato atteso. Naturalmente vi prego anche e vi invito anche di considerare molto il fattore femminile, perché credo che anche questo sia un dato che ci siamo dimenticati per troppi decenni in questo paese, e vedo che insomma è un aiuto a uscire da una condizione, se mi permettete, di stasi, di stagnazione, perché insomma abbiamo voglia di vedere che un altro mondo è possibile, insomma noi ci crediamo veramente e vorremmo insieme a tutti voi riuscire a realizzarlo, per cui forza anche con la promozione di questa nuova linea di pensiero.